ci basterà. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Baldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Mimmo, ecco, non essendo schiavi del risultato, no? Perché io non lo sono assolutamente, pensa un po'. Mm. Avremmo parlato d'altro stamattina, cioè sì, dammi tre punti, o avremmo in qualche maniera comunque messo in risalto che il potenziale di sta squadra potrebbe... Cioè se la Roma avesse vinto, dici? O anche se avesse pareggiato? No, credo che se avesse pareggiato un po' sarebbe stato, secondo sarebbe me, sarebbe stato un pochino come la sconfitta. Come la sconfitta è più amara, sicuramente. La prima cosa che mi è venuta in mente ieri sera alla fine della partita è che contro il Sassuolo avevi giocato male e avevi pareggiato. Sì. Ieri sera hai giocato meglio, molto meglio rispetto al Sassuolo, hai perso. E questo è un ragionamento che mi porta a pensare che è una squadra che ancora non ha ben chiari quali sono i propri valori, che non è una squadra che ha equilibrio, è una squadra che ha problemi ma che ha anche delle qualità. La Roma vista nel secondo tempo ieri sera, Riccardo, tu eri lì, ho visto anche delle immagini, sì, delle testimonianze visive, insomma, è stata una squadra bella, una squadra che ha fatto la partita, una squadra che ha comandato il gioco, che ha avuto occasioni, alcune molto importanti, altre magari un pochino meno, comunque era padrona della situazione, non ha mai rischiato niente nel secondo tempo, poi alla fine ha perso la partita e loro dice, ma com'è possibile una cosa del genere? Beh, ci possono essere tante spiegazioni, perché probabilmente, Ubaldo, chiamo anche te a testimoniare, ci sono tante cause che poi portano la squadra a non vincere una partita come quella di ieri sera. La squadra ha ritrovato, ripeto, soprattutto nel secondo tempo, una certa fluidità di gioco, ha trovato personalità, ha trovato la manovra, ha trovato tutto quello che uno sperava che si potesse vedere, solo che non è riuscita a far male più di tanto all'avversario, alla fine ha pagato grazie ad un errore di Manolas, ma insomma un infortunio. È più un errore o più un infortunio, mi quello? Beh, insomma, è abbastanza un errore, lui era proprio messo male col corpo, ha preso con lo stinco, insomma, è un infortunio, sì, Ricca, ma insomma anche nell'infortunio, chiamiamolo così, c'è sempre una componente di errore. Però va bene, anzi no, non va bene, la partita della Roma l'ha persa. L'ha persa per colpe sue, questo sì, assolutamente. Non riesco a capire come sia stato possibile, ad esempio, mettere una barriera in quel modo sul calcio di punizione che poi ha portato al gol di Eder, o tante altre piccole cose. Però ci sono tanti punti interrogativi di fondo, insomma. Io sto cercando di capire, e chiedo a questo punto anche il vostro conforto, che tipo di partita ha giocato Dzeko? Perché... insomma, ho varie interpretazioni. A me è sembrato nel primo tempo e anche nel secondo che lui abbia giocato molto da falso 9 più che da vero centravanti. Sì. E allora mi chiedo, perché Dzeko, che è un centravanti, deve giocare da falso 9? Giro la domanda a voi. Ubaldo, secondo te che cosa succede? No, ma no, ci siamo confrontati su questo tema, proprio su Dzeko, il movimento lui ad uscire, non lo so, lo trovo innaturale io, quando tu poi è sempre richiesto a gran voce la presenza che serviva, visto il volume di gioco che creava la Roma con i traversoni, oppure dove era costretta spesso a ritornare indietro perché dentro l'area non c'era nessuno, quella presenza che oggi ce l'hai viene a mancare. Sinceramente non l'abbiamo capita, non so se è stata dettata, chiamata, oppure perché lui era un'esigenza sua personale, la difficoltà anche di trovare qualche spazio, un'interpretazione personale del ruolo, sì, diciamo, ma qua sembra che ognuno interpreti la propria personale. Sì, però a me non piace molto che uno dia un'interpretazione personale proprio ruolo, certo. Ma non sto parlando di Dzeko in particolare, dico che ci dovrebbe essere uno spartito che va seguito quello. All'interno dello spartito ci possono essere delle note più alte o più basse, perché uno magari se la sente così, ma insomma si deve seguire quello spartito lì, e quindi il risultato deve essere quello previsto. Allora, io ieri sera francamente sono rimasto veramente basito per la faccenda dei calci d'angolo, perché non è possibile che una squadra calcia 18 calci d'angolo e non crea mai un'occasione vera, forse una, ma non so quanto sia stata casuale. Allora mi chiedo, in questo senso mi viene in mente anche la posizione e la partita che ha giocato Dzeko, ma la Roma non ha schemi sul calcio d'angolo, oppure ce li ha, i giocatori fanno come gli pare e poi alla fine quando stanno in campo non rispettano quello che avevano studiato a tavolino magari?
Guardate che questo è un punto importante secondo me, perché partendo anche dal tiro di un calcio d'angolo si possono capire tante cose. E mi spiego. Cioè, se la Roma non ha schemi da calcio d'angolo per cui uno la tira una volta corta, una volta lunga, una volta sul primo palo, una volta sul secondo, una terza sulla bandierina dall'altra parte, uno deve pensare, ma questi in allenamento non fanno niente, non provano niente. Io voglio anche sperare che magari in allenamento qualcosa si provi. Però se poi in partita fai tutte cose diverse, vuol dire che i giocatori fanno di testa loro, che non danno retta a quello che gli dice l'allenatore. Allora quella è la verità, è che la Roma non ha schemi o i giocatori non rispettano quelle che sono le indicazioni dell'allenatore. Guardate che questo è un punto importante però, Cioè io spero, Ricca, capiscimi? Sì. Io spero che la Roma non abbia schemi da calcio d'angolo, nel senso che sarebbe meno grave rispetto al fatto che i giocatori fanno già la quinta giornata in campo quello che vogliono loro. Mimmo, un ascoltatore infatti ci aveva pregato di chiederti prima se secondo te i giocatori lo ascoltano. Ma io penso che i giocatori ancora lo ascoltino. Non dimentichiamoci però quello che è successo verso la fine dello scorso campionato, quando insomma tutti, nessuno escluso, sapevamo e sappiamo ancora oggi che i giocatori andavano un po' per conto loro, che non si fidavano più di quello che diceva loro l'allenatore. Poi magari poi c'è l'estate che cancella magari anche tante piccole cose, no? Però poi magari a gioco lungo queste cose si possono riproporre. Io voglio essere convinto, non dico che lo sono, ma voglio essere convinto che la squadra faccia ancora quello che gli dice l'allenatore. Però poi vedo la partita di Dzeko, che a me ha stupito, perché insomma tutto mi sarei aspettato meno di vedere Dzeko in una posizione falso 9 o comunque di non di centravanti alla Dzeko, tanto per dirne una. Poi dopo ci sono 18 calci d'angolo che qualche cosa devono comunque far pensare e comunque ti fanno riflettere. E allora qual è la situazione, Riccardo? Io non te lo so dire, voglio sperare che la squadra segua ancora l'allenatore, questo sì, lo spero. Però io non ho certezza di niente, assolutamente, non ho nessun tipo di certezza, ma questo non vuol dire che la squadra non segue l'allenatore, attenzione, non fraintendete le mie parole. Dico semplicemente che non ho la certezza, né in un senso né nell'altro, perché vedo troppe cose in campo che non mi convincono, proprio. Però, ma anche nel dopo partita, un po' dei vari protagonisti, oltre a quelli che sono scesi in campo anche fuori, parlo dei dirigenti, c'è un pensiero un po' diverso l'uno dall'altro, no? Sabatini che esalta un po' la prestazione. Esalta la prestazione, però dice io a questo punto mi sarei aspettato qualche punto in più però, Sì, sì. Insomma, è vero che deve dare una botta al cerchio e una alla botte, Ubaldo. No, e certo. È difficile che dopo una quinta giornata, anche se c'è stata la prima sconfitta e la testa della classifica è lontana 7 punti, perché noi siamo tutti qui a consolarci un pochino perché la Juventus non batte in casa sua il Frosinone. Poi però ci dimentichiamo che c'è una squadra che sta a punteggio pieno e c'ha 7 punti di vantaggio su di te dopo 5 partite. Quindi sono punti che contano, Cioè non è che dice siamo all'inizio del campionato, vediamo quello che succederà, c'è tempo per recuperare. Certo che c'è tempo per recuperare, però tanto sono 7 punti di distacco dalla capolista, sono 2 partite e mezzo giocate in un certo modo. Mimmo, ti preoccupano? Roma, scusa? Ti preoccupano di più i 7 punti di distanza dalla vetta eventuale o i pochi punti fatti con 4 gare tutto sommato, no? La seconda assolutamente, Ricca. La seconda, mi preoccupa la Roma che non riesce a fare i punti che dovrebbe fare per quello che è il suo organico, assolutamente. Cioè, ieri sera sul piano tecnico, diciamo così, sul piano della qualità tecnica delle due squadre, insomma non c'era confronto se tu vai a vedere i giocatori dall'una e dall'altra parte. Poi però la partita l'ha vinta la Sampdoria, allora perché l'ha vinta la Sampdoria? Ti faccio anche un altro ragionamento. Sul piano tecnico, sul piano dei valori tecnici, non c'era partita nemmeno fra Roma e Sassuolo, però la partita la Roma non l'ha vinta. Sul piano tecnico, la partita fra Roma e Verona non era neppure da giocare, eppure la Roma la partita non l'ha vinta. Si dirà, però la Juve contro la Juve, la Roma ha fatto una grande partita. E qui chiamo in causa sempre il professor Righetti, che sembra lì morbidone, ma invece le cose le sa, ce le sa. Allora, la Juve è quella che ieri ha pareggiato in casa col Frosinone, che ha perso in casa contro l'Udinese. Mimmo, io te l'ho detto il mio pensiero su quella partita anche ieri. Assolutamente sì, infatti ti chiamo in causa per questo. Questa è una squadra, Riccardo, che in 5. Ma aspetta, lasciamo stare queste prime 5 partite.
Allora, tu mi, per cortesia, se ti va ovviamente, mi devi dire quante partite vere, belle, giocate bene in tutto e per tutto la Roma ha giocato nel, tra l'ultimo campionato e questa prima parte del nuovo campionato. Con l'Inter in casa l'anno scorso. Ricordati che era la prima, una delle prime partite di Mancini sulla panchina dell'Inter, eh? Aspetta, appena poi arrivato, non sapeva manco chi erano i giocatori. Credo con il Torino in casa gioco bene. Mm-hmm. Con la Juve in casa, quella di tre settimane fa, mm-hmm, riconosco che l'abbiamo detto più volte, la Juve insomma vive un momento di disagio personale, però la Roma qualcosina aveva dimostrato. Sì. E lo chiedi a me? Sì. Ah, te lo devo proprio chiedere. A Mimmo, scusa, tra l'ultimo campionato e le prime cinque, quali sono le partite che secondo te la Roma ha giocato bene? Veramente bene, la Roma ha giocato il 5 ottobre dello scorso anno a Torino contro la Juventus. Quella che poi ha perso, sappiamo tutti in quale maniera. Lì ho visto una Roma molto forte, contro una Juventus assolutamente forte. La partita che la Roma ha vinto qui in casa contro Juventus l'ha giocata molto bene contro una Juventus che non era forte come quella lì, ma insomma anche questa Roma qui vista contro la Juventus è una Roma che mi è piaciuta e alla quale abbiamo fatto i complimenti sia ai giocatori che all'allenatore, così come abbiamo fatto i complimenti alla Roma per l'interpretazione che ha dato alla partita contro il Barcellona e abbiamo fatto i complimenti anche all'allenatore per come l'aveva preparata quella partita, giusto? Sì, Riccardo? Sì, sì, sì. Siamo stati nella massima onestà intellettuale. Però credo poi, proprio di sì. Assolutamente. Se poi questa è una squadra che va a Verona e gioca in quel modo, va a Frosinone e soffre in quel modo, vai a casa della Sampdoria e addirittura perdi la partita, io mi comincio a chiedere qual è il problema. Cioè la rosa della Roma viene quasi unanimemente considerata come una delle migliori, diciamo fra le prime tre rose migliori del campionato, no? Credo. Siamo tutti d'accordo su questo? Poi però i risultati che sta ottenendo questa squadra, che sono un po' il proseguimento di quelli che avevo ottenuto nel finale della passata stagione, stanno a dimostrare che insomma non è esattamente questo. Mimmo, abbiamo fatto un calcolo più o meno insomma approssimativo che il girone di ritorno della Roma dell'anno scorso e le prime cinque giornate di campionato di quest'anno vedono 9 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Mm-hmm. Per una media di un punto e 50 qua, cioè una cosa del le 9 vittorie, però mi piacerebbe adesso andrò a ricontrollare a vedere contro chi sono arrivate. E andrei a ricontrollare anche le sconfitte contro chi sono arrivate, perché insomma è chiaro che noi nel conto ci dobbiamo mettere quella di ieri, ci dobbiamo mettere quella con il Palermo all'ultima giornata, che non era una partita, ma comunque tu la partita l'hai persa lo stesso, insomma. Milan e Inter, Milan e Inter. Milan e Inter, Sampdoria in casa, due volte la Sampdoria, ne mancherebbe una. Palermo, ha detto. Palermo. No, ah sì, Palermo in casa. La sì. Fiorentina, la Sampdoria l'abbiamo detta. E la Fiorentina. Abbiamo vinto all'andata in casa e abbiamo pareggiato. Non in campionato, Mimmo. In Europa League. Mi tanto per ricordare un po' tutto, perché sono state anche quelle di le vittorie le ha ottenute anche con squadre importanti, perché ha battuto a parte la Juventus, il Napoli con il gol di Pjanic, la Lazio con il gol di Yang Ambiwa. Insomma, poi hai battuto Cesena, Sassuolo, Genoa. Ecco, insomma, però voglio dire, Inese. Qual è la se noi dovessimo fare un discorso più di continuità, la striscia più continua della Roma è una striscia positiva o una striscia negativa? Dipende dai pareggi come li valuti, Mimmo, se sono negativi o positivi. Scusa, il pareggio in casa con Atalanta e col Parma come li valuti? In casa col Parma come mo valuti, Gabriele? Però è un punto, è sempre meglio che zero, per cui diventa una striscia semipositiva. Se continui a ragionare in questa maniera, poi allora puoi dire anche che il ragionamento che stiamo facendo adesso, il ragionamento che conta poco. No, Mimmo, ma non è che ragiono io così, purtroppo ragiona così il tecnico, perché quando perdi in casa o pareggi con Sassuolo. È un discorso diverso. Sì. Io non so, in questo caso, dopo la partita con il Sassuolo, io ero stato abbastanza critico nei confronti dell'allenatore, avevo indicato lui come il primo responsabile della mancata vittoria. Sì. Io, se tu mi dovessi dire chi è il principale responsabile per la sconfitta di ieri, stiamo parlando di una sconfitta e non di un pareggio, appunto della sconfitta di sera, io non ti so dire se è Rudy Garcia. No, Mimmo, probabilmente no, però è il responsabile secondo me delle poche azioni pericolose che la Roma ha prodotto, questo sì. No, però io ti faccio, allora ti rigiro la domanda in riferimento al discorso che avevamo cominciato. Se la Roma calcia 18 tiri dalla bandierina e non riesce a creare uno straccio d'occasione e 15 volte su 18 regala la palla all'avversario, la colpa di chi è?
dell'allenatore o dei giocatori? Del tecnico, secondo me. Ma se l'allenatore dà delle disposizioni che i calci d'angolo vanno battuti in un determinato modo e quello non succede, la colpa di chi è? Dell'allenatore o dei giocatori? Dei giocatori, ma mi pare strano che possa accadere per 18 volte consecutive. Sono proprio pazzi allora. Però questo è un punto che sembra. Ma tra, tra il primo e il secondo tempo, Mimmo, lui avrebbe avrebbe detto: oh, gli dobbiamo, perché ce ne sono stati 10 al primo tempo e 8 al secondo tempo. 10 e 8. Ricca, sono tanti, eh. Ci sono squadre che ci vincono le partite con una giocata da fermo. Come vedi, no? Vedi l'Inter. Ma io ti faccio anche un altro ragionamento. Ma quante punizioni la Roma ha avuto laterali, Ubaldo, per poter cercare di andare a far male all'avversario? Zero. No, no, che zero. No, ce ne ha avute, un paio l'ha calciate Pjanic, un paio l'ha calciate Florenzi. Ma da che distanza? Ma dal limite dell'area, zona centrale? Ma no, dal limite per tirare in porta, dal limite o laterali per cercare la Mimmo all'interno dell'area. Sì, ma sei stata brava la Sampdoria a crearsela quella situazione, poi con i vari errori individuali di posizionamento De Morgan via a destra e a sinistra, quindi ce l'abbiamo per tutti. Perché non puoi crearla anche te una situazione? Lavoraci su questo, no? Ma io sto dicendo esattamente questo, eh? Non solo laterali. Mimmo, secondo me manca proprio la addestramento. Si vede che è una squadra che secondo me, ma insomma, no, non lo dico perché, insomma, da quello che vedo a me sembra una squadra che in allenamento faccia poco sul piano proprio della preparazione delle giocate. Poi magari mi sbaglio, perché poi nessuno lo sa, perché allenamenti blindati, nessuno ti fa vedere niente, tutto nascosto, tutte cose. Io una volta ho fatto una battuta: non fanno degli allenamenti così non si vede che non fanno niente, ma questa è una battutaccia, Riccardo, lo ammetto. Però poi vai a vedere le partite e, lo ripeto, la cartina di tornasole dei 18 calci d'angolo, che tu non riesci a creare una sola occasione con 18 tiri dalla bandierina, cioè non lo so quanti schemi si possono fare sul calcio d'angolo, Ubaldo, 2, 3, 4, 5, 5.000, non lo so, ne basterebbe uno. Allora non ne puoi creare tanti. Mimmo, ne puoi creare tanti. Mi aspettate un attimino. Un sinistro verso l'interno, aspettiamo, un destro dai. È un Mimmo, destro Ubaldo, aspettiamo Riccardo e andare a fare pipì, dai. Sì. Mimmo! Eccolo, Senti Mimmo, puoi dire ai nostri ascoltatori, quei pochissimi che non fossero mai stati a Genova, come si vede la partita da lì? Benissimo. Ecco. Io sento che se tirano un pallone fuori dal campo devi anfacci. Bravissimo, loro non sono simpaticissimi. Io poi non l'ho vista dalla parte della tribuna stampa, l'ho vista dalla parte dai distinti, la parte sarebbe una sorta di Tevere, insomma, per capirci. Ah, dall'altra parte. Bravissimo, che tirava una tramontana ieri sera. E mi sono messo per stare da solo, proprio praticamente dentro l'area di rigore di dove attaccava la Roma al primo tempo. Okay. E purtroppo dove attaccava a Sampdoria al secondo. Esatto. Beh, ti dico una cosa, Dimmela. La situazione di Dzeko per tutto il primo tempo è stata quasi mortificante, cioè nel senso non gli arrivava una palla, ma proprio Mimmo, ma proprio non gli arrivava una palla. Ma dimmi una cosa, Ricca, rispondimi sinceramente. Ma non gli arrivava perché non gliela davano o perché non sapevano come fargliela arrivare? Non sapevano come, proprio come dargliela. Lui provava a fare dei movimenti, si è dovuto allargare molto, due volte a sinistra. Ma infatti abbiamo detto prima, no? Per tentare l'uno contro uno. Cioè io immagino, no, che Dzeko fa i gol, quello che si arriva sul fondo, traversano al centro, lui arriva, di spizza di testa in scivolata, oppure la palla che gli dà mai con il giorno della presentazione, lui spacca la porta. Sinceramente, e spero che si capisca la maniera in cui lo sto dicendo, io credevo, speravo, ecco, facciamo così, che Dzeko avesse almeno 3-4 gol. Anche visto, potevo immaginare la difficoltà iniziale, un nuovo campionato, però Verona, Frosinone, Sassuolo, invece è andato a fare gol magari quello più difficile. Sì, io Sassuolo 20 minuti però, Sì. No, no, ma io sono terrorizzato, proprio lo dico, terrorizzato dall'idea che sto giocatore si possa intristire. Allora, me possino cegamme. Nel momento in cui la Roma è andata a prendere Dzeko, caro Riccardo, credo che la Roma sapesse una cosa, no? E cioè che c'è una statistica, qui può confortare la mia parola il collega Ziantoni, sì, che Dzeko in carriera ha segnato quasi il 90% dei suoi gol dall'interno dell'area di rigore. Giusto, Gabriele? Sì, e quasi tutti quanti di prima, Mimmo.
Esattamente, quindi con una giocata al volo, con una giocata senza controllo troppo sofisticato del pallone e cose di questo genere. Quindi quando la Roma è andata a prendere un giocatore come Dzeko, sapeva che per sfruttare al meglio le caratteristiche di un giocatore come Dzeko devi giocare in una certa maniera. Se tu a Dzeko lo costringi a giocare lontano dal cuore dell'area, se lo costringi ad andare a spasso per la parte laterale del campo, se lo costringi a giocare non da centravanti, un giocatore come Dzeko ti serve a poco. Che poi lui, perché è un giocatore molto bravo, riesce comunque a dare un contributo anche non stazionando nella zona di campo più congeniale le sue qualità, questo è un altro discorso, caro Riccardo. Certo. Però la verità è che se tu prendi uno come Dzeko, devi lavorare in funzione di un giocatore come lui. Allora, hai voglia tu a dire che lui se disperava, eccetera, eccetera, che i palloni non gli arrivavano? Il problema è perché non si è ancora probabilmente arrivati a trovare una manovra che possa mettere in azione al 100% un calciatore con le sue caratteristiche. Cioè tu c'hai Dzeko, devi sfruttare Dzeko. Ad esempio, contro il Sassuolo non tenendolo per 72 minuti in panchina, ma comunque facendolo giocare e mettendolo nella condizione di poter mostrare quelle che sono le sue qualità. Se no, uno come Dzeko, che è un centravanti d'area che fa l'oltre il 90% dei gol dal cuore dell'area di rigore, lo tieni fuori area, un giocatore come Dzeko non ti serve. Non ti serve se tu lo sfrutti in quella maniera, anzi non lo sfrutti. E questo è il discorso. Poi io capisco perfettamente la tua apprensione, caro Riccardo, perché quello io non lo so, non lo conosco, non lo conosciamo bene nessuno. Ci sembra un ragazzo, come ti posso dire, dal sorriso facile, anche se ultimamente il sorriso non gliel'ho visto più molto, ma insomma poi quando perdi una partita non c'è niente da ridere, ovviamente, nemmeno quando stai in panchina ti viene da ridere, insomma, no? Questo è tutto vero. Ubaldo, tu puoi confermare, tu non eri contento quando non giocavi, giusto? No, infatti. Però eccoci qua. No, Mimmo, aspetta, non attaccare. No, non attacco mai. Vongole e farina, siamo bravi, siamo belli, veniteci a trovare. Ciao, continuiamo, ma Mimmo. Ma che lo fai così, federazionale? A che me frega, stiamo a parlare con Mimmo. Vai, Mimmo. No, giuro, non mi frega niente. Ma pensate. No, mi frega no, ti dicevo che la posizione di Dzeko, il gioco della Roma, la manovra della Roma, che non si capisce ancora come gioca, però insomma, diciamo ieri, anche non capendo bene come stava giocando la Roma stessa comunque ha messo sotto la squadra avversaria, ma perché la squadra avversaria, l'avevamo detto alla vigilia, cioè una squadra che davanti ti può mettere in difficoltà perché ha giocatori rapidi, eccetera, eccetera, dietro c'hanno dei giocatori che non mi piacciono, il portiere ha fatto una parata vera, quella su una punizione deviata da Pjanic. Per il resto, chi ha visto la partita, magari è stato convinto, perché ha visto Sky, che Viviano stesse facendo una grande partita perché è uno bravo con i piedi, ma poi magari qualcuno potrebbe anche ricordare che ci sono anche magari che tipo dei telecronisti che sono affezionati a determinati giocatori e talvolta esaltano più di tanto una prestazione che magari sta appena sufficiente e la fanno diventare scintillante, ma questo è un altro discorso. Noi stavamo parlando della Roma, una Roma che adesso, pensa, ieri era una partita, l'avevamo definita già delicata, no? Riccardo, tu ieri non c'eri quando c'è stato il collegamento nel mio orario, eri partito per il capoluogo ligure, benissimo, e quella di ieri era delicata, e questa di sabato col Carpi come diventa? Non fondamentale. Ancora più delicata o no? Scusate, facciamo un ragionamento insieme. Diventa delicata nel caso in cui succedesse qualcosa che non è la vittoria, però ti giuro, non mi viene proprio in mente niente perché non posso. Ma Riccardo, tu c'hai ragione. Assolutamente, ma a te ti veniva in mente che Frosinone pareggiava in casa della Juventus? No, hai ragione, però allora ti dico una cosa. La sto a tirare, Mimmo, ti dico una cosa che è proprio esattamente il contrario di tutto quello che io ho pensato di non fare da quando è cominciata questa stagione. Se la Roma non vince col Carpi, ci deve essere la decisione quella shock. Devono cacciare l'allenatore? Sì. Anche, guarda, senti che ti dico, anche se non fosse lui il colpevole, anche se so che non è da grande società, perché le grandi società se la Roma non battesse il Carpi serve proprio una terapia d'urto. Ma però ti dico che io non ci penso a questo. Vabbè, apriamo un altro scenario. Ieri ne abbiamo parlato, c'era Ubaldo, c'era Stefano Petrucci. Insomma, ne abbiamo parlato delle difficoltà, cioè quando tu non sei contento di un allenatore,
che comunque ha un contratto importante, e comunque se tu cambi questo allenatore non vai a prendere tutta banchi Nicola, Riccardo, hai presente? Devi andare a prendere sicuramente un tecnico che sia all'altezza di una piazza come Roma, di una società con l'ambizione da Roma, e quei tecnici lì costano un sacco di soldi. Allora, Mimmo, pure la Champions League te fa, pure la Champions League te fa entrare un sacco di soldi. Assolutamente eh. Sì. Assolutamente sì. Però io ti dico che in un discorso di questo genere il fattore economico viene preso sempre e comunque in considerazione, ma non soltanto dalla Roma, cioè tutte le società. Certo, se tu sei, che ne so, il Real Madrid, che si è permesso di cacciare Carlo Ancelotti, che aveva ancora un contratto, e dagli tutti quei soldi facendolo stare a casa, se tu sei il Paris Saint Germain, se tu sei magari, che ne so, il Manchester United o il Bayern Monaco, questi discorsi non li fai. Ma a quei livelli lì non ci stanno tutti i club del mondo, i club del mondo sono più a livello inferiore, quindi devono farsi dei conti. Oggi cacciare Garcia e prendere un altro allenatore X significa per la Roma una spesa che dovrebbe superare intorno così ai 30 milioni di euro, Riccardo, per quelli che tu devi dare a Garcia qualora lo cacciassi, e per quello che tu dovresti dare al nuovo allenatore che vai a prendere con un contratto almeno, che ti posso dire, biennale. E che sta 4 anni senza allenare stomo, mi... Sì, ma allora se tu fai questo ragionamento, diciamo, a me che me frega. No, ma io lo faccio nel momento in cui noi abbiamo ipotizzato, però ti dico la verità, non ci credo proprio che la Roma non vinca. Cioè basta proprio solo che scende non campa, la Roma ha vinto. Secondo me, per quanto senti che ti dico potrà essere organizzare il Carpi, che non conosco. Ma se non fosse così, vorrebbe dire che tu tra Sassuolo, Sampdoria e Carpi volevo mettere bene 2 punti a me, terapia d'urto. Cioè non asarvi più poi a stagione, perché io mi sono permesso in questo lasso di tempo di dire un'altra cosa, che se la Roma non arriva prima, e c'è la possibilità che la Roma non arrivi prima, non arriva manco seconda quest'anno. Questo è il ragionamento che ho fatto io qualche tempo fa. Io mi dicevo la Roma quest'anno non arriva seconda, nel senso che o arriva prima o arriva sotto il secondo posto, perché sono cambiati anche i valori delle altre squadre. Noi stiamo tanto parlando dell'Inter, però ci sono magari altre situazioni che sono in via di miglioramento. Guardate, lo dicevo ieri, la gran cassa mediatica che sta accompagnando questa mini rincorsa del Milan, ci sono tante situazioni che devono essere ancora verificate, per cui tu hai avuto la possibilità di fare dei punti importanti, non li hai fatti, intorno a te non sono stati fermi, c'è una squadra che sta ancora a punteggio viene, e quindi devi tenerne conto. Cioè i 7 punti di distacco non significa niente, che ci sono ancora quante? 29 partite da giocare, quante sono? Quante sono? 19, 38, 34, adesso l'aritmetica non è mai stato il mio forte. Però non significa niente, perché sempre 7 punti dalla prima adesso c'hai. Allora ha ragione Sabatini quando, senza voler calcare la mano, dice ci aspettavamo tutti qualche punto in più. Ma è l'esatta verità, credo che sia stata la dichiarazione più veritiera di quelle che sono state fatte ieri nel post partita, perché è inutile che si dice abbiamo preso 2 gol tanto così casuali, la prestazione è stata buona, no. Se continueremo a giocare così ne vinceremo tante di partite, oppure l'allenatore che dice sì, però errori individuali e cose di questo genere, quasi mai dire ho sbagliato io a fare una cosa, quello per carità non lo dice mai. Però a me sembra che l'unica dichiarazione degna veramente di sottolineatura sia quella di Sabatini, che ha detto noi a questo punto ci aspettavamo qualche punto in più. Ma come Sabatini se l'aspettavano tutti, nessuno escluso, i tifosi della Roma, e probabilmente se l'aspettavano anche i giocatori della Roma, anche l'allenatore. Poi però se questo non è successo, Riccardo, di qualcuno deve essere la colpa. Mimmo, dica. Allora, Garcia ha cominciato, ma fin dallo scorso anno a Verona, ad accollare sempre e soltanto ai giocatori. Ma anche Keita ieri mi è parso che qualcosa abbia collato al tecnico, non è che la squadra comincia un attimo a ribellarsi? Ma la squadra si è ribellata nella passata primavera, tu lo ricorderai, poi torna a vedere, le vacanze hanno cancellato qualcosa, ma io sono assolutamente convinto, ma non lo dico adesso, l'abbiamo detto 1000 volte, l'abbiamo sempre detto insieme in questo spazio che ci vede protagonisti a tutti e quattro, che se nella passata primavera Garcia avesse avuto un'altra offerta, probabilmente la Roma avrebbe trovato la maniera di dirgli grazie di tutto, puoi andare, perché c'erano tutti i presupposti per poter fare una cosa di questo genere, il depotenziamento,
i nuovi ruoli di personaggi inediti all'interno della società, i rapporti difficili con lo spogliatoio e tutte queste cose. Poi invece si è andati avanti. A questo punto ti dico, Riccardo, tu dici: se la Roma non batte il Carpi devi cacciare l'allenatore. Ma siamo sicuri che sia questa la soluzione giusta? Adesso parlo, adesso. Io spero che qualsiasi decisione, non questa, ma insomma qualsiasi, lo ripeto, non venga presa sulla scia emotiva di un risultato, di una situazione. Beh, non sarebbe un risultato, Mimmo. Di percezione. Però non sarebbe più solo un risultato. Lo so, io credo che la Roma abbia allestito, Mimmo, una squadra con un progetto e certe anche ambizioni. Se tutti qui abbiamo detto, io ho cercato di andare un po' controcorrente dicendo non siamo pronti, mettendoci in mezzo un po' di roba, ma la Roma credo che abbia veramente voglio dire approntato tanto su questa su questa squadra. Però io ti dico che se tu hai voglia adesso di cacciare l'allenatore, se dovesse malauguratamente non battere il Carpi, hai perso soltanto tempo, perché tu lo dovevi cacciare alla fine della passata stagione, quando aveva probabilmente, Mimmo, probabilmente sì, e sarebbe stata una scelta molto coraggiosa, perché comunque stai per cacciare via un allenatore che è arrivato, adesso ci è piaciuto, non ci è piaciuto, due volte secondo, no? Assolutamente sì. Io credo, però non ho certezze su questo, immagino che la Roma qualcosina, perché lui potesse dire mi sa che qui non so più ben visto. Lui è qualcosina, Riccardo. Esattamente, okay. Mimmo. E l'abbia fatto lui da paravento, come diciamo. Come si dice? Di la parola due. Bravo, uno bravo, bravo, è rimasto. È rimasto. Ora ti dico una cosa, Mimmo. Se a noi piacesse fare polemica, no? Stiamo parlando di pallone. Esatto. No? Tu come me la descrivi? L'ingresso di Usciano a 4 minuti alla fine, che cosa? Non l'ho capito. Pensa che Righetti, che noi facciamo finta di te, che Righetti capisca più di noi di calcio. Non l'ha capito manco lui. Manco lui. E che dobbiamo fare? Ma è una mossa della disperazione? Ma allora io capisco la mossa dei disperati tifosi, però quando vedono una cosa del tra le altre cose, ma la mossa della disperazione, io metto 6 punte. È quella, no? Di solito. A un certo momento che cosa mi è mancato, Riccardo? Ma anche quando il risultato è ancora sull'1-1, io avrei messo dentro un'altra punta centrale, proprio lì affiancata vicino a Dzeko. Avrei fatto un modo di giocare con due attaccanti veri dentro l'area di rigore, perché arrivavano un sacco di spizzate, un sacco di palle vacanti. Mi sarebbe piaciuto vedere un altro attaccante lì dentro. E allora dovevamo dire, o qualcuno doveva dire a Dzeko di non spostarsi. Ho capito, ma siamo sempre lì, Ricca. Sì, scusami, Ubaldo. Lui l'ha fatto perché gli è venuto di testa sua, perché gliel'hanno detto. Se gli è venuto di testa sua, è un brutto segno, Mimmo, ma in un certo momento va a cercare la palla, va a mettersi in una posizione per poterla prendere. Non la prendeva mai. Sono movimenti sbagliati. Quei movimenti tu li puoi mettere in pratica nel momento in cui c'è una ripartenza, una difesa schierata. Tu sei l'unico giocatore, allora c'è lo spazio, ti butti largo e aspetti l'inserimento dei tuoi compagni. Ma difesa chiusa, che giocano con 10 giocatori, tu ti devi solo occupare della zona centrale, ti devi muovere 7 metri a destra, 7 metri a sinistra, al massimo avanti e dietro, guadagni le punizioni perché sono importanti, quindi si gioca sulla sponda anche. Assolutamente sì. Ma se vai fuori sei nullo. Ma perché lui è andato fuori? Ubaldo, questo io non lo capisco. Perché è andato fuori? Non gli arrivava un pallone? Ok. Sì, no, non gli arrivava un pallone, Mimmo. Non gli arrivava un pallone. Ma fuori sei nullo, però, che fai? Ho capito, ma perché poi lui, allora, prendeva il pallone, perfetto. No, prendevi il pallone, aspettavi, caricava il compagno, scaricavi, poi non eri neanche tanto veloce andare a occupare dentro l'area, loro dovevano aspettare, stavano a destra, quando arriva Dzeko? Dzeko neanche entrava, è zero. Mimmo, la Roma ha fatto 27 cross o ha buttato 27 volte la palla a mezzo? 27 volte la palla a mezzo. E allora fate conto. Ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo, grazie. Ciao. La la la.